Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è: una coppia di uomini e donne è in crisi attualmente? Sta per arrivare all'addio definitivo? Sta vivendo un momento no? Queste erano le voci che stavano girando. Così ci ha pensato lei, tramite il suo profilo Instagram, a fare chiarezza. Uomini e donne, un'altra coppia sta scoppiando. Uomini e donne resta sempre uno dei programmi più amati di sempre ed è inevitabile che la curiosità che c'è intorno alle coppie che nascono davanti alle telecamere, resti sempre intatta anche dopo la fine del dating show. E così ogni volta che una coppia vive una crisi, questo diventa fonte di dispiacere per tutti i suoi fan, che cercano sempre di capire cosa non sia andato. Di recente pare che diverse coppie siano in crisi. Uno degli ultimi casi in ordine puramente cronologico è quelli di Chiara e Davide, ma possiamo parlare anche di Rosa e Pietro, che tra l'altro hanno anche due figli piccoli. Ma non solo, perché pare che ci sia una terza coppia sull'orlo della crisi. E parliamo sempre del trono classico di uomini e donne. Ecco di chi si tratta. Ci pensa lei a fare chiarezza? La coppia uscita da Uomini e Donne che sembra essere in crisi attualmente è quella formata da Roberta Giusti e Samuele Carniani. I due stanno insieme più o meno dalla fine del 2021, da quando cioè lei lo scelse, dopo quasi 4 mesi di trono. A restare fino alla fine insieme a lui fu anche Luca Salatino, che poi subito dopo salì sul trono. Roberta e Samuele, già poco dopo l'inizio della loro relazione, avevano deciso di convivere. Del resto, essendo lei di Roma e lui di Arezzo, avevano voglia di abbattere la distanza e trovare il modo di vedersi più spesso. Così finalmente erano andati a convivere e tutto sembrava stesse andando per il meglio. Finché all'improvviso una presunta crisi si è abbattuta su di loro. Da settimane ormai le foto di coppia erano ridotte all'osso e così sembrava che i due ormai fossero lontanissimi. Qualche ora fa, però, ci ha pensato lei a fare chiarezza, come riporta anche Amedeo Venza, esperto di gossip. In una serie di storie su Instagram, rispondendo cioè alla box delle domande, Roberta ha scritto: "Io e Samu viviamo in due città diverse. Lui è tornato ad Arezzo ed io mi alterno tra Roma e Borgo, quindi non ci vediamo più tutti i giorni come succedeva fino ad un mese fa." Ma attenzione, il motivo non è quello che si può immaginare. Non c'è nessuna crisi all'orizzonte, ma le cose sembrano andare ancora benissimo tra di loro. Semplicemente motivi di lavoro ed esigenze personali hanno spinto la coppia a rimandare la convivenza e a scegliere di vivere per il momento separati, vedendosi però comunque ogni weekend almeno ed anche durante la settimana quando possibile. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.